모든 일에 제일 중요한 것이 사람이라고 생각합니다. 어떤 사람이 올리브유를 만드느냐에 따라서 그 가치는 정말 너무너무 다를 수밖에 없다 이렇게 생각합니다. 어떤 철학을 가지고 음식을 대하느냐, 햇볕을 그리고 그 땅을 그리고 그 공기를 사랑하는 사람이 그 올리브를 키워내고 그 올리브를 수확해서 올리브유를 만든다면 당연히 그 올리브에 올리브 맛과 풍미와 이런 모든 것들이 들어가지만 그 사람의 정신 또는 올리브에 대한 애착 이런 것들도 들어간다고 생각하거든요. 제가 만난 우고 갈데라시는요, 자기가 하는 일을 무척 사랑했고 올리브에 약간 미쳐 있었습니다. Indubbiamente la mia azienda, nel senso che Oleare Caldera nasce nel 2004, ma il mio percorso da produttore di olio nasce ancora nell'azienda di famiglia. Io ho avuto la fortuna che la generazione che mi ha preceduto di avere a che fare con questo meraviglioso prodotto, cioè l'olio d'oliva. Io ho questa bellissima memoria da ragazzino che mio padre cominciava a insegnarmi a che cosa era e distinguere un olio di qualità e diciamo un olio di qualità o di non qualità addirittura. Chiaro che il percorso di chi mi ha preceduto era finalizzato a una tipologia di lavoro che poi di fatto non mi piaceva, nel senso che mio padre si occupava del mondo dell'olio ma in maniera da grossista, cioè acquistava oli da svariate zone italiane e non e lo diciamo era un commercio all'ingrosso. Questa cosa mi ha portato a avere questo desiderio di approfondire diciamo la conoscenza diciamo e di iniziare questo percorso che nel 2004 nasce Caldera, ma alla fine del 1990 e quindi alla fine del secolo precedente mio padre acquista un frantoio qua sul Garda ed è da lì che io comincio a toccare che si può cominciare a parlare di olio partendo da un frutto. La mia passione mi ha portato nel 2020 a diventare assaggiatore internazionale ed avere una conoscenza diciamo a 360 gradi di quello che è l'olio d'oliva in genere. E questo praticamente ha continuato ad alimentare in me diciamo il desiderio di arrivare a poi avere una mia azienda privata. E questo è, come dicevo, il 2004. 2004 nasce la Oleare Caldera. 향과 맛과 그리고 이 이탈리아의 아주 아름다운 가르다에서 풍겨나는 우고 갈데라 씨가 자신의 삶을 다 바친 이 올리브유를 여러분들께 소개해드립니다.